quasi volutamente non stiamo parlando con la maggioranza, anche Sperandini è conosciuto, quindi è in dissenso con la maggioranza, però sul piano regolatore, su questo strumento urbanistico di Roseto, hai avuto modo di dire anche la tua. Ecco, vogliamo ribadirla in stretta sintesi, cos'è che ti fa divergere dal gruppo della Democrazia Cristiana o comunque della maggioranza nell'impostazione di questo problema? Mi fa divergere il fatto che si stia probabilmente in questa seduta consigliare parlando di problemi che se la provincia avesse attuato il proprio lavoro nei tempi giusti idonei, noi questa sera non saremmo qui a parlare delle controdeduzioni, non saremmo qui a leggere le lettere di denuncia di Scarabeus sulle controdeduzioni, ma staremmo a parlare probabilmente d'altro, con un piano regolatore già attuato per il silenzio assenso della provincia. Io sono convinto che questo atteggiamento preso dalle opposizioni era un atteggiamento che velocizzava il piano e lo avrebbe restituito ai cittadini fin dal 3 marzo scorso. Ho chiesto più di una volta di avere conforto legale anche al sindaco, spero che questa sera ci porterà un parere legale che mi smentisca. Mi smentisca in maniera chiarissima, in modo tale che allora a questo punto, se la legge regionale può essere tranquillamente disattesa dall'organismo provinciale e legalmente questo si può fare, questa sera noi parleremo delle controdeduzioni che la commissione urbanistica ha proposto a questo consiglio comunale. Non so se con un documento unico o se con una serie di interventi singoli, ti dico non lo so perché non sono rappresentato in commissione urbanistica, quindi io il problema della commissione urbanistica lo apprenderò questa sera e quindi sulla base di quello che sarà il documento della commissione urbanistica poi mi regolerò sul voto. Ti ringrazio, tanto iniziano i lavori.